è piena di buchi. Vai tu. Vado solo io. Mi lasci da sola. Non promette assolutamente bene questa cosa. Corri. Ma sei stupida, come faccio a correre? Diventano sempre più alti. Vai Marika. Ma che schifo. Ci sei? Ah, c'era un altro buco, mannaggia. E mentre Marika urla qua e là, sei pieno di insetti. Dai, oh, oh. È arrivato il momento di andare tutti nel fienile per scoprire la sorpresa del fattore. Una sorpresa non da poco per i nostri Wild Things. Nel mezzo del cammin di nostra vita, sai? Ovvio, mia, io sono acculturata. Sì. Zero. Che schifo! È sempre più fangoso! Mamma mia. Puzza, sudore, fatica! Cioè... Ah, fattore, fattore. Come sapete, il fienile è un luogo molto importante dell'azienda agricola. Qui avete già imparato tante cose, spero. Sì. Ma ce n'è una che ancora, secondo me, non avete imparato. Sapete qual è? No. No. Fischiare. Io no, so fischiare. No, no, ragazzi, io non so fischiare. Che schifo! Scusate, capretti, avete visto il fattore? Questa no. È la risposta. Ha detto no. Grazie, arrivederla. Allora, partiamo dal fischio base. È più romantico. Sembra un vento gelido, tempestoso, freddo, buio e triste. Passiamo al secondo fischio. Michelangelo. Uè, bella, ma non dov'è? Elisabetta. E non esce. E poi si sale di livello, c'è il terzo fischio. Cioè, ciao, vabbè. Ma imparato. Guardate che fischiare in campagna è molto importante. Il fischio vale più di 1000 parole. Soprattutto se chi dovete chiamare non ha il cellulare. No! 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 Raga, io l'ho detto! Ah. Ma quella in giacca e cravatta. Aspetta, aspetta, sembra un mio ex. Sì, vabbè, ma ragazzi, io già un po' avevo capito di questi due nuovi. Prego. Ciao. 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 Oh, bellissima. Salve. 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 Ciao. Rafa, una buona. Quanto sta buona. Questa è una vera notizia, o no? Una bella notizia. Cosa c'è di bello? Possiamo insegnare. Potete insegnare quello che avete imparato. Vabbè, io proverò ad aiutarli, anche se alla fine io non so gestire me, figure degli altri. Vi presento Marika e Luigi. Piacere. 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 Allora, Marika, digli due cose di te. Allora, mi chiamo Marika, ho 16 anni e non so se con niente con la fattoria. Ma in realtà manco io ci sto niente con qua, però mi sono adottato. Cioè, il mio obiettivo è lì, Indonesia. Anche io ho 16 anni, vengo da Napoli, nemmeno io ci azzecco tanto con la fattoria. Infatti si vede, però diciamo, ci proviamo. Ma dove devi andare? Che stai andando in campagna, stai andando, dove devi andare, ma? Marika e Luigi sono i vostri apprendisti. Sono, diciamo, una sorta di stagisti. Che significa stagisti? Gli stagisti stanno dietro a quelli che già sanno fare le cose. È giusto essere, diciamo, apprendisti, però secondo me anch'io supererò e riuscirò ad essere altro che apprendista. Michelangelo, segui Marika, le dai le informazioni che le servono. Michelangelo comunque non mi sembra il più esperto, quindi non so se sarà la guida migliore per spiegarmi le cose. Maddalena, aiuti Luigi. Durante la giornata vi darete il cambio. Tutti voi, è una vostra responsabilità. Ma quanti sto facendo venire? Cioè io ho la paura che se insegniamo male, il fattore butta fuori uno di noi. Michelangelo, Maddalena, venite qui. E a me sta cosa fa un botto paura. Adesso Michelangelo e Maddalena li porterete su, li farete vedere le stanze. Ah, a proposito, cucinate voi oggi per i vostri amici. Ottimo. Con la cucina non sto messo malissimo, ma al di là di questo è la prima occasione per far capire che anche se sono appena entrato... Aspetta. Vai, pedala. Andiamo. Mi hanno affidato un compito, lo porterò al termine in maniera eccellente.